Oggi in Italia sono diagnosticati 250 pazienti con la malattia appunto di adrenoleucodistrofia, adrenomieloneuropatia. Si stima che i numeri siano ben altri e che ci siano 1.200-1.500 pazienti dispersi sul territorio. Il compito, l'obiettivo dell'associazione è appunto andare a rintracciare questi pazienti per fare in modo da assisterli nelle fasi iniziali della malattia, quando ancora è possibile intervenire e dare sostegno reale, concreto. Vogliamo fare in modo che questa forza venga dal nostro territorio e sia concentrata sul nostro territorio, per cui creiamo la rete, ringraziamo l'assessorato alla sanità e il sindaco che ci consente di parlare oggi di una malattia fino ad ora così sconosciuta. Le malattie rare non suscitano l'interesse necessario della ricerca pubblica e privata ed oltretutto in molti casi sarebbero sufficienti accorgimenti dai costi bassissimi, come lo screening neonatale, per diagnosticare immediatamente la patologia ed arrivare in tempo per il trapianto. È questo il caso dell'adrenoleucodistrofia, una malattia neurodegenerativa metabolica ereditaria, rara ed altamente invalidante, che colpisce la popolazione maschile, mentre le donne sono portatrici, il più delle volte asintomatiche. Per sostenere gli sforzi in questo campo, creare una rete nazionale ed internazionale e sostenere le famiglie che affrontano le problematiche legate alla malattia, è nata a Napoli l'Associazione Italiana Adrenoleucodistrofia, che ha fra i suoi obiettivi la creazione di un registro nazionale, l'informazione per i medici, il sostegno alla ricerca ed il sostegno psicologico e specialistico alle famiglie e ai pazienti. Screening, prevenzione e informazione. La possibilità di una terapia genica è futuribile. Certamente oggi noi abbiamo a disposizione solo terapia sintomatica o una strategia dietetica insieme al trapianto midollare nelle condizioni in cui la diagnosi viene effettuata in tempi precoci. Quindi io immagino che questo sia il principale riconoscimento che noi dobbiamo all'associazione, quella di correre insieme a noi e noi per loro. Il nostro obiettivo è quello di non soltanto sostenere e promuovere, ma di ipotizzare, di mettere in campo una serie di azioni che concretamente possano prevenire la conoscenza di questa malattia come di altre malattie rare di cui noi riteniamo ci si occupi veramente troppo poco, come se la malattia rara riguardasse veramente pochissimi e non fosse invece un problema di non riconoscimento, di non conoscenza di queste patologie. E abbiamo voluto insieme questa conferenza stampa perché anche con il nostro assessorato alle politiche sociali stiamo cercando di fare molto rete nella sanità e nelle politiche del welfare e della vicinanza alle fasce deboli, perché crediamo che il comune, al di là delle strette competenze sanitarie che sul tema della ricerca, della programmazione e degli investimenti competono allo Stato e alle regioni, può fare però rete, può organizzare realtà sul territorio, può mettere insieme associazioni e istituzioni, può favorire in termini di comunicazione, di narrazione, di organizzazione di iniziative, tutta una serie di attività che puntano poi alla sensibilizzazione, perché spesso oltre a essere vittime di patologie così gravi si rischia di rimanere anche vittime un po' dell'indifferenza che nessuno conosce, e quindi il paziente con i suoi familiari e con qualche associazione stanno da soli a fare una lotta che sembra molto molto complicata, quindi andiamo avanti in questa direzione perché la Costituzione che ce lo indica, articolo 3, articolo 9, articolo 32.